Castellabate, uscite dalle vostre case! Unitevi alle nostre proteste! No al blaccamento! Non vogliamo finire, part-time! No al part-time! Uè, Mattia, vieni a protesta, via! Via, vai prego! Oh, ciao, vai giù, non è che non mi voglio incatenare, eh! Anzi, sono pure solidale con voi, perché state facendo sicuramente una bella cosa. E che comunque a me mi serve partare, perché tengo più tempo per me. Beh, ci tiene tempo, è un tiene denaro, che ne fai? Ma se tengo il denaro e tengo il tempo, che me ne faccio? Tipo, onestamente, tengo pure certe responsabilità, capito? Edison, tira a papà! Hai pigliato palo. Ma coditi la giornata, guarda come sono bravi. Si stava meglio a Osmate. Silvia, lei ha fatto una testa tanta per trasferirci a Milano. Ci sa, Milano ce lo smog. E noi prendiamo una casa in montagna, per il weekend, guarda che ce l'hanno tutti. Appunto, proprio perché lo fanno tutti. Noi siamo originali, siamo controcorrente, siamo... Tirchi. E poi, scusa, tu non ci sei mai, sei sempre impegnato. Io non so, lavori alle poste, mica alla NASA. Ma dopo la storia della truffa, sono un osservato speciale. Devo dare il massimo, lo sai. Amore, però a noi la montagna ci fa bene. Il primo bacio alla festa degli alpini, te lo ricordi? No. Come no? Non me lo ricordo. Avevo bevuto un litro di grappa. Vabbè, allora adesso non bevi più niente, questa volta così ti ricordi tutti i baci che ti do. Allora, la casa è decisa, ok? Cisco! Spesso mi sono chiesto, ma perché San Paolo ha scritto tutte quelle lettere ai Corinzi? Ma soprattutto, perché? Perché i Corinzi non gli hanno mai risposto? Ve lo dico io perché. Perché non c'erano ancora le poste italiane. Non sapete applaudire, non sapete quanto tempo si perde nella grazie. Vita ad applaudire. Mario. Qua c'è la crema delle poste. Magari mi hanno perdonato. È occupato. È riservato. Le poste italiane sono una grande. Ma è opzionato. Famiglie, ci sono delle pecore nere. È la più nera di tutte. È lui. Alberto Colombo. Eccolo qui, che entra nella parte dell'handicappato. Notate la manina offesa, guardate. Ecco, ora parte l'interpretazione interiore, vedete gli spasmi, prima facciali, poi intestinali, poi quasi orientali, guardate, sembra una danza. E attenzione, ecco il numero da fuori classe. Stringe la mano, la sedia cade, faccia perfetta da pirla. Un comico mica da ridere, eh? Ma ora... passiamo al migliore tra di voi. L'ufficio più produttivo dell'anno?
l'uomo dell'anno chi è? Ma è sempre lui, Alberto Colombo! Grazie. Bello per tutti. Grazie. Un po' bello per tutti. Alberto grazie. Colombo grazie. È la prova. Grazie. E ciascuno di voi può cambiare e migliorare. Perciò gli affido il progetto che mi sta più a cuore. È un progetto pilota giapponese. Quello di creare un ufficio perfetto da diffondere in tutto il paese. Colombo, Colombo. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Ma cos'è che hai fatto? Ah no, è l'emozione. Cioè, no, nel senso che mi è caduta la minerale. Ti prego, prendimi con te. Ti prego, lavorare con Palmisan è il mio sogno. Eh? Solo se dici che sei uno stronzo. Sono uno stronzo! Mai avuto dubbi! Un grande stronzo! Sei un irresponsabile. Com'è sta cosa che sei d'accordo col part-time? Dimmi. D'accordo col part-time perché l'hai fatta per te. Perché così quando ritorni al lavoro, tu che vuoi passare a dirigente, ti tenga possibilità e sta pure a tu. E certo. Così poi lo lasci a tua mamma e te ne vai a mare. A noi ci servono due stipendi interi per comprare una casa. Ma perché siamo così bella qua, è una casa luminosa, spaziosa, economica. E poi c'è sta proprio una riservatezza, una discrezione. È pronta a tavola! Che mangio, mamma? Ecco qua. No. Mamma, perché mi ha dato un piccolino? La grande era finita. Bisogna chiamare l'idraulico. Si è rotto lo sciacquone. Mamma, bisogna chiamare l'idraulico, si è rotto lo sciacquone. Vabbè, lo chiamo domani. Lo chiama domani. L'ho detto a te, non a tua mamma. Vabbè, ma l'importante è che si ripara, no? L'importante lo sciacquone. La prima cosa è andare a casa. Da funzionare. Io sono stanca. Me ne voglio andare di qua. Può sciacquone? Vabbè, ma sei giusto. Voglio comprare una casa nostra. Ce l'hanno tutti, perché noi no? Vabbè, forse è meglio che vada a chiamare l'idraulico. Dinzonno, vieni con la nonna, vieni. Sega, sega, mastucciccia, na panella. Sinda Maria, che non riesco a fare quel debito, quello là degli affari immobiliari. Si chiama mutuo, mutuo. Ma perché non lo chiami mai con un mesoglio? È che non riesco proprio, manca proprio all'aria quando devo dire quella parola, il muscio. Non riesco a dire, non riesco a dire. Ci vanno 30 anni, capito? Ma ci vanno 30 anni, è un ergastolo. Ma io non posso stare con un uomo che non riesce neanche a dire la parola mutuo. Sei d'accordo? Arriva. Ti lascio, Mattia. No, che lasci? No, che lasci? Saporei, insomma. Io non ci sto con un creatura. E tu sei un creatura. Dai. Vattene! Se tu mi lasci, mi butto giù dalla finestra. E ghettate. Maria! Maria, ti amo! Maria, ti giuro che ti amo! Lo dico che tanto, non me ne porto! Ti amo! Maria, vieni fuori! Le sceneggiate non servono a niente! Sei un buffone, Matti! Sto parlando seriamente, Maria! Ti giuro che le staccate ne è nata! E staff! Oh, aiutatemi! Oh! Maria! Oh, aiutatemi! Maria! Mettetemi giù! Mi non ci azzecca niente! Sono un innamorato differenziato! Mi ci azzecchi, cosa c'è? Maria! Capisce? Mi dovevo pigliare il tuo deposito! Mettetemi giù! Ma ti capisci? Ma senza mia moglie e mio figlio, ma che campo fa? Ti macchino. No, non bazziare. Tu questi pensieri che pensi, non li devi proprio pensare. E aveva ragione, i pensieri non si pensano. Ma non sembra bucciale, costa. Come tagli il vino? No, e poi schizzo sangue per tutte le Poi sporchi casa, come è fatta tua madre, che le prima pulisce e poi ti aggira una volta. Loro mi portano a mare, ci mangiate pure. Amata. Sono passate 3 ore? Allora se sono passate 3 ore te può manare. Dopo 3 ore non si muore. Ma io non pensavo che era così difficile a morire.
faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Cosa ci trovate? Uffa, ancora questa storia dei suicidi. Ma che suicidio, peggio, proprio la morte rindo cuore. Hai ci fatto domanda a porto nudo. E dici di c'è la Maria un male come ha fatto? Pordenone! Che brutta morte! Pronto? Maria, ha lasciato Mattia, ma la disgrazia è un'altra! Con chi parlo, scusi? E sono costabile grande. Eppure piccolo! Che piacere! Mattia si vuole trasferire a Pordenone! Hai capito? Al nord, quello schiatta veramente! C'è la nebbia, si mangia male! La gente è fredda! E senza cuore! Grazie, costabili, sempre gentili, Prego, figurati, Albè, tu sei un amico, prendilo a Milano, quello almeno là tiene a te! Calma, ragazzi, un momento! L'ufficio è mica mio, io Mattia lo aiuterei se potessi, ma come faccio? È appena arrivato uno nuovo, posso mica mandarlo via così? Tra l'altro è un intoccabile, mi capite? Che ti avevo detto? Sono senza cuore. Hai ragione. Grazie al Beach, ci sentiamo e... Ciao, stai a posto. Ciao, Madonna. Ciao. Gonza, sono il direttore. Volevo darle il benvenuto. Che gentile che è. Prego. Vuole che l'aiuti? Grazie. Stia attento, eh. È colpa mia. Posso chiederle da quanto? Da quando sono nato. La sente bene? Io devo avere un po' di mal di gola. Forse l'aria è condizionata. Non è un po' fredda? No. Adesso è freddo. Ora caldo. Beh, mi auguro che si trovi bene qui con noi. Grazie. Sono i miei crediti. Sì, certo, come no, tutto tuo. Scusi. Niente. Lo sapevo. Così. Grande. Falso allarme, non accorpano più. Part time, si viene pure al pomeriggio. Che bello. Matti, una sorpresa per te. Trasferita a Milano. Si contenta, l'hanno salvata. Milano è molto meglio di Pordenone. Ti dico, siete stati voi? Non ci devi ringraziare, gli amici a questo servono, ad aiutare. E che mi hai aiutato? Tu mi hai uccisa così. Chi vuoi a suo Pordenone? Quello si dice per dire Pordenone, mica volevi veramente a Pordenone. Infatti vai a Milano. Ecco. Che vado a fare a Sumiano? Non voglio a Milano. Allora uno dice che va a morire e voi veramente uccidete. Era per impressionare Maria. Voi non capite proprio il meccanismo. Io lo dico a te. Tu subito ci dici a Maria. Si chiama spia. Cioè era tutta una scemità. Quello che hanno combinato. E papà, ma si può anche non andare, si rifiuta. Come faccio a non chi? Trasferimento immediato. Non mi posso rifiutare. Si può sempre licenziare. No. E se si licenzia, a Maria può pure scordare. Ma come era sto fatto della spia?
Vedi, io lo dico a te e tu? E io lo dico a me. Ma voi lo sapete che in una vita lavorativa noi perdiamo più di 2 anni di tempo solo a salutarci? 8 mesi e mezzo per prendere il caffè. Voi lo sapete che da quando avete iniziato a lavorare siete rimasti chiusi nel cesso per 1 anno e mezzo? Vi sembra una cosa sana? No. Un ufficio perfetto è un ufficio che abolisce gli sprechi di tempo. Lei sarà il nostro Marchionne Colombo. Spero di esserne all'altezza. Lo sarà. I suoi valori sono i valori del nostro progetto. Efficienza, rapidità, puntualità, energia, sorriso, in una parola sola, Herpes. Lo so, ci è andata un po' di sfiga con la traduzione in italiano, perché in giapponese è Banzai. Ma no, perché Herpes è bellissimo. Sì, è bellissimo. Ha 1 anno di tempo per riuscirci. Lei è la persona adatta per diffondere l'Herpes. Si incontrerà tutti i sabati pomeriggio con gli uffici italiani. Sì, ma lui non può. Come non può? Ha promesso di passare tutti i weekend in montagna con sua moglie. Ma te che ne sai? Me l'ha detto Silvia. Io invece sono single. Cosa c'entra? Io sono separato. Mi scusi. Io sono sposato, ma mia moglie parla, ma alla fine chi decide sono io. Sì, sì. Anche perché è un'occasione così, quando mi ricapita. Mai. Ecco, appunto. Mozzarella in carrozza, palle riso, zeppola, pasta, cresciuto, mondana e croppè. Io puoi parlare un buttonato? Adesso. Poi cannoi. Allora, qua ti ho messo i primi fatti con la pasta in casa. Qua ci stanno i secondi. Qua che ci sta? Gli antipasti, ho diviso per comodità. Hai fatto buono, è più sistemato. Che sta dove? Metto l'angolo mio. Ma che c'è con tutti questi maglioni? A Milano fa freddo. A agosto. Qua è agosto, al nord chi lo sa? Che sto, cambia stagione. Quella è la Padania. Sono ricchi, pensano solo a lavorare, corrono. E se cadi, ti passano pure per sopra. Ma perché c'è cari? Te l'ho detto, perché corrono. E poi se ti ammali, ti fanno pure morire. Ma perché mai ci ammalato? La ritta, perché fa fredda. Ah, scusa, ma ci distratto. E comunque, non è che può... È così male, andare al nord. Mio fratello mio è partito 15 anni fa, non è tornato più. Si è ambientato? È morto. Ricordatevi una cosa però, che pure Alberto è venuto qua al sud che teneva parecchi pregiudizi. E poi si sono rivelato tutto fesserie. Quello sul sud sono fesserie, quello sul nord sono verità. Ma quando mai, mamma? Quando mai, quando sempre. Buona mamma, buona mamma. Anzi giù, right? Poi papà ti insegna a giocare, ti insegno colpi di testa. Ma sì, sì, i colpi di testa li sa fare bene, papà. Mari, voglio restare con te con il bambino. Dammi una speranza. E crescere. Mattia! Mattia, ci ha preparato una lista di parole milanesi. Per esempio, buongiorno si dice smagatterot. Buon appetito si dice gnastabili putan. A zuppe latte si dice pralozzetti contro me. A Milano che da zuppe latte, ci capi? Ah, da ci ha preparato questa sorpresina qua, guarda qua, va. Giubbotto con venti nebbia, questo qua oie, ti è utile perché a Milano c'è sta nebbia e se no ti buttano sotto, capi? Mattia, buon viaggio, buon viaggio. Ci capi, grazie. Mattia, guarda che ti ho portato. L'Inter e il Milan. Te la devi mettere, così a Milano ti mimetizzi. È come i camaleonti. Ti mancherete. Mattia! Non parti! Non andare al nord! Mamma, dica che le viate buone. Sta tranquillo. Alberto è un amico vero, è un amico sincero. Sparam. Mattia! Mattia, mamma, non parti! Non parti! Non parti! A Milano. Mamma mia, Carmen! No!
Pronto? Mattia, sei arrivato? Mamma, sono ancora a salire. Ti sei messo la maglia di là? Eravamo tempo per arrivare a Caserta. E mettitelo, che sennò quando arriva a Milano piglia freddo. Mamma, ma se mi mettiamo piglia fuoco. Pronto? Mattia, ma perché non chiami per dire che sei arrivato? Mamma, perché ancora non sono arrivato. Ok. Mattia! Ma ci pisa la maglia di là, ma ci pisa. Pronto? Ma un po' di imbecille. Silvia? Ho mandato Chicca a dormire dalla nonna. Alpino, siamo soli. Beh, non mi chiedi che cosa stiamo festeggiando? Lo so benissimo. Stiamo festeggiando il nostro... No, lo so, è il tuo... Di chi è? Che cosa stiamo festeggiando? Ta-da! Cos'è? La casa in montagna. L'ho trovata! Oh. Sì, guarda, c'è anche il camino con la pelle di leopardo. Lo sai che stavano per darla via? Peccato. Ho firmato un contratto per un anno. Prepagato? Sì. Che bella notizia. Partiamo il sabato alle 14.20 e arriviamo alle 16.15. Poi una bella cenetta a base di polenta, salsiccia e funghi. Sarebbe bello, ma non posso. Vabbè, perché tu la salsiccia non la digerisci. No, non è per questo. È che ti ricordi quel progetto pilota di cui ti ho parlato? Mm-hmm. Ti era occupato i weekend per qualche tempo. Vabbè, per qualche tempo quanto? Un anno? Un anno ancora deciso. Ma come parli? È un collega toscano che mi influenza. Sai, il toscano si attacca. Questa è la mozzarella, Ma no, sarà un mese. Vabbè, un e mese. Mezzo, due barra tre. Quanti? Due, tre. Quanti? Un paio di mesi, Silvia, non lo so, un paio di mesi. Scusi, vuole qualcosa? Ha aperto colù. Silvia, mi importa di te, di Chicco, della cassuela. Ah sì, allora se ti importa, quando sono nata? 6 dicembre. Sì, di che anno? Non dirlo. E Chicco? Chicco quando va a inglese, quando gioca a calcetto, fa scacchi o alla giornata di musica, quando? Fa scacchi? Mm-hmm. Da quando? Hai visto? No, lo so, ci immaginavo. Fa tutti i giorni qualcosa, quindi... Sì, quando? Quando? Un aiutino? Giovedì. Giovedì cosa? Calcetto. È solo culo? No, lo sapevo, il giovedì... No, pensi solo alla carriera. Eri tu che volevi fare il progetto pilota. La sala piena di deficienti che urlano Colombo, Colombo, no, ma neanche avessi scoperto l'America. Per favore, su Straca, non ne posso più, su Straca! Chi l'è in camo? Cribio è già qui. Ti ricordi che ti avevo detto che Mattia sarebbe stato trasferito a Milano? Vabbè, e quando viene? È qua, adesso. È stata una giornata. Silvia, la mozzarella l'ho presa per lui. Salve. Mattia, che piacere vederti. Senti, qui di fronte c'è un alberghetto, si chiama La Bella Milano. C'è la parabola, frigo bar. Eh? Che piacere vederti. Che sorpresa. Manca Sulani. Mamma Pompeia. Mattia, vieni. Stava scherzando, il deficiente. Permesso? Permesso? Si può? Carissimo, accomodati, è quasi pronto. Era un massetto. Ormai Mattia è qua.
Non è che mi tieni muto tutta la sera. No, non lo farei mai. Vabbè, vai in albergo, non ti preoccupare, ah. Ci sta pure la parabola. Ma figurati, è un piacere averti qui. Vieni, stavo apparecchiando. Questo è il tuo piatto. Vedi, io... Anche la sedia, vero? Mattia! Un sì, bacio! È una piccolezza. Rose? Ah, ma le fanno ancora? Non ne vedevo da secoli. Ma si riferisce al fatto che a Milano dove li vedi fuori. Siamo mica come... Eh? E allora, come va? Malissimo, vabbè, mi sono lasciato con Maria. Ottimo, scusa un attimo. Guarda che fiori ti li ho regalati l'altro giorno, ti ricordi? Fiori? Ah, sì, è vero. I fiori sarebbero quella rosa spelacchiata che hai comprato solo perché quel senegalese era alto 2 metri e tu... Ho capito, vuoi litigare? No. Visto che abbiamo un ospite, possiamo farlo domani? Ah, sì, è vero, hai ragione. Dimmi l'ora che così me lo segni in agenda. Mattia, ti piace il sushi? Sì, sì, mi piace la cucina milanese. Silvia è la regina del sushi. Lo mangiamo tutte le settimane. Buonissimo, ti piace? Ottimo. Forse un po' indietro di cottura, ma solo il pesce, perché il riso è perfetto, è cotto proprio bene. È puro fatto che è scondito all'apprezzo, mi piace mangiare un poco più leggero. Ma questo è umorismo del sud, sei in gran forma, Mattia. Senti, poi con Maria come va? Tutto bene? No, sto male, mi sento morire. Ma Alberto si interessa molto dei sentimenti degli altri, sai? No, ma infatti diceva ad Alberto... Ma lascialo finire, stava parlando, stava raccontando. Vai, Mattia, dai, sfogati. Grazie, vabbè. Io con Maria tengo un problema. Un problema solo? Che coppia fortunata. Sashimi? Sashimi, arriviamo. No, tu stai seduto. Allora, Sashimi. Vabbè, lascia andare. Mi stavi raccontando di Maria, quindi tutto risolto, tutto bene. Ha perso un guaio, è tutto. Perfetto, scusa un attimo. Eccomi qua. L'hai fulminato. Non sono stati. Sembra freschissimo, sembra pescato oggi. Ma vedrai che anche qui a Milano ti divertirai nei weekend. Scusa, mi è venuto sonno. Soffro anche di narcolessia, vado a letto. Tu dormi con il chicco, la stanza è quella in fondo al corridoio. Mattia, è bello averti qua. A me piace parlare, raccontarsi le cose. Infatti... Dai, buonanotte. Ah, in fondo al corridoio. Chicco. Bentrovati su Radio Italia, sono musica italiana. Amici, mancano solo 5.200 minuti al weekend e a tutti va il nostro saluto da Milano. Avete fatto colazione? Siete bloccati nel traffico? Avete mangiato la pizza che non si è mangiato perché ha fretta? Perfetto, avete iniziato. Scusa, ma non tenga o coraggio. Hanno fottuto la macchina di Mariola! E Mariola! Ma siamo di giorno o di notte? Ma va che schifo, che il lavaggio delle strade? 180 euro e te la ridanno, non sono i Marioli! 180 euro? E che ci sto facendo? Un passaggio di proprietà? Miei cari lavoratori, oggi è un gran giorno per noi e per tutte le Poste Italiane. Oggi parte il progetto pilota. Io mi aspetto molto da voi. Siamo pronti a cambiare l'Italia in un paese migliore?
A lei l'onore, Colombo. Ricarica PostePay 1 minuto e 23 secondi. Bravo Sandrino. Apertura conto più 1 minuto e 25 secondi. Forza Dobby, forza! Voglio postale 1 e 27. Più dritto, dai, dai. E questo chi è? È un nostro impiegato al primo giorno di lavoro, Mattia Volpe. 58 minuti di ritardo e un croquet in mano. No, a parte che mi sembra un arancino. No, si vede benissimo che è un croquet. È un croquet. Colombo, attaccare la Volpe. Chi, io? Sì, è contro natura, ma attacchi. Certo, dottore. Primo giorno di lavoro e siamo già in ritardo. Complimenti, signor Volpe. Albe. Ma che albe, 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 albe? Lavativo. Ti sembra questa l'ora di arrivare? No, albe, capite, stanno avvicinando la macchina. Sempre dare la colpa agli altri, eh? Fannullone, vergogna! Quindi la prego, signor Mattia Volpe, di recarsi a sto sportello, che è il numero 11, e di iniziare a lavorare, che è già in ritardo, grazie! Vagabondo! Vaglia 12, mi devo togliere 2 minuti e vaglia 4 secondi. Piacere, Mattia Volpe. Non vi accavallate, eh. Fine raccomandata, minuto 27. Ho dato una bella strigliata, eh. Buongiorno, signore. A chi scriviamo di bello? Domanda non pertinente. Mettere cuffia. A dettare orari. Sono le 9:30 e c'è una bella signora sulla... Quanto ne direte, signor? 75. Oh, parete una guaglioncella. Io prendevo al massimo 50. Ma dove siamo? In una comunità di recupero? Una USL questa? No, dottore, sono le poste. Fatti, allora. Sintetizzare, accelerare, sorridere, timbrare. Sintetizzare, accelerare, sorridere, timbrare. Ecco, signor Volpe, adesso lei ha davanti una nuova cliente. Buongiorno. Dovrebbe essere più gentile. Buongiorno. Ma sintetico. No, ve ne dovete andare. Più sciolto. Gentilmente. Ma deciso. Sada ancora co. Più affettuoso. Voglio bene. Ma determinato. Ma vana dai. Non va bene così. Non va bene. Lei dovrebbe essere al tempo stesso gentilmente determinato, scioltamente sintetico e affettuosamente deciso, chiaro? Scusate, con tutto il rispetto. Posso andare in bagno? È proprio necessario. Pipì. Mari, aiutalo. Il nostro non è come credi tu, è peggio, Mari. Mari, qua dalla mattina tutti corrono. Ma dove vanno? E Alberto? Lo vedi? Alberto se lo vede, Alberto è ovunque. Ma Alberto sta anguaiata, sta ghinitic. Te lo ricordi l'Alberto di Castellabate? Scordatelo! È nata persona. Bouchard. Senta, Mari, mi voglio salvare. Ma rivoglio tornare a Castellabate. E mi licenzio. Non cresci proprio mai, eh? Tu prova a licenziarti e non ci vedi proprio più. No, Maria. 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 Tempo residuo di permanenza 9 secondi. 8, 7, 6, 5... 4. Lavarsi le mani per non contagiare. Grazie. Un caffè, per favore. Come lo vuole? Come lo posso volere, il caffè? Boccaccino, marocchino, mocacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio. Cucciolino, valdostano, shakerato, con ginseng, corretto grappa. Io ti consiglio il Kafka, la sua specialità. Un po' più di un caffè macchiato, un po' meno di un cappuccio. Un bicchiere d'acqua. Gas, nat, fuori frigo? Normale, con l'acqua. Ma che acqua? Qui a Milano abbiamo la cultura del caffè, no? Ah, ci ho visto. Direttore! Ah, quella è la Dodi. Vieni che la conosci. Volpe Mattia, piacere, la Dodi. Piacere. No, la Dodi, è Dodi. Tu hai detto che si chiamava la Dodi. No, io mi chiamo Dodi, però si dice la Dodi. Piacere, io sono Sandrino, lui è il Comisoni. E perché lui è il Comisoni e tu solo Sandrino? Allora, se parli in prima persona, l'articolo non ci va, altrimenti ci va. Io sono Alberto, per te sono l'Alberto. Se parli con lei di medici, sai che è l'Alberto? Se invece parli ai medici, oi, Alberto. Ho capito. Piacere, il Comisoni. Si dice Comisoni senza il... Piacere il Comisoni senza io. Piacere mio. Ragazzi, questa sera ricordatevi la Claire. La Claire sarebbe la ragazza bruna allo sportello 5. Ma
fuori. Quella è la Betty, glielo devo troppo dire, la Claire. A Milano la Claire è la saracinesca. Ah. Oh, si è riprovato un tavolo. Tu fermo qui. Tu vieni con me sul piazzale. Mi ha fuscito. Ma scusa per questa mattina, che partiva il progetto pilota, poi c'era anche il capo davanti a me. E scusa anche per ieri sera. Vabbè, se devo scusare pure per domani e per dopodomani, tanto ormai c'è capitanti. Ma non scherzare, stavo litigando con Silvia. Comunque risolto, ho fatto pace. Anzi, scusa anche per questa notte. Perché vabbè? Beh, le grida ti avranno svegliato, immagino. Dai, ci sono tenuti, vabbè. Pensa che sia stato sveglio tutta la notte perché cagnevo con marito. Ti piace? È tua. Vabbè, ma adesso un buco per benzina. È elettrica. Hai detto? Da domani fai le consegne. Ti tengo fuori dall'inferno. Sono le chiavi, sono anche le chiavi di casa. Non ho fatto tempo a dartele ieri. Vai, te sta con una cuna. Mamma mia. Vabbè, fatti abbracciare. Ma che fare? Siamo mica al sud. Perché un nord a uno... Scherzo, Pirlo. Ah. Ueteru! Poi c'è il mio nomastico e il marino mi ha chiamato nemmeno per gli auguri. Ma mica si fa gli auguri per l'onomastico. Ma che ne sai tu, scusa? Magari da loro l'onomastico è importante. Molto più del compleanno. Ah. Mattia, tu non puoi ridurti così. Devi reagire. Prendi le distanze dal dolore. Relativizza. Ma perché deve relativizzare? Ma scusa, è sensibile, Roman. Vabbè, ma che ne sai tu? Come cosa ne so io? Cosa vuol dire? Ma ti sei mai incatenato per amore? No, e allora devi star zitto. Adesso se uno non si incatena non può parlare. Che discorso è? Che stai zitto. Notte, raga, bella zio. Ciao, Fra. Ma aiuti, saresti tu. I giovani parlano così. Mattia, però non hai mangiato niente, così mi vai troppo giù, eh? Insomma, tengo un blocco rindo stomaco, che non ce la faccio proprio a mangiare. No, dai, lo so buco che non ti piace. Ti preparo un sushi? No. E che ti do? Non lo so, ci volesse qualcosa di dolce che mi alza un po' la pressione. Ci volesse una bella sfogliatella. Atenita? Vabbè, si ne atenita. C'è. Adesso Alberto va a prenderla. Ma dove la trovo la sfogliatella alle 10 di sera? Ok, la trovo. Ah, vabbè, senti una cosa, sono due tipi di sfogliatelle, a frolla e a riccia. Tu pigli ma a frolla, a me a riccia. Frolla. Che sì, su? Che sì? Meglio che non lo dico. Non te la puoi dire così. Voglio sapere chi sì, per il meglio. Isoprateto. No! Sì. È bellissima, avevi ragione. Ma com'è che si intitola? Crime di sentimento. Ma finisce male. Non me lo dire. Ho trovato la sfogliatella. Frolla, la buccinasco. Sono mangiato, sono pieno. Ho mangiato l'osso buco. Sì, gli piace l'osso buco. Anche i film d'amore gli piacciono a lui. Anche le mie ciabatte. E ti ho preparato quelle della mamma. Sono lì, tanto le c'è il piede grande. Non ce la faccio, non ti posso vedere così, stoppo. Scusate, sapete se fanno il lavaggio a strade? Siamo di giorno o siamo di notte? Di giorno. E allora? Veramente facito pure bene, eh? Sa da riccio. Che deve firmare? Uè, statale, dico a te, a che deve firmare? Sa chi? Ma, uè, ma che ci sei messo, porra bestia? Guarda qui, che spruzza del comunismo. Era sicuramente i tasqui. Guarda, noi qui lavorare come dei disgraziati per pagare le tasse a tutto il meridione. Se io fossi presidente del consiglio, pacchetto su tutto il sud, ci caccio dentro i terroni e lo regalo alla Spagna o alla Grecia. Ma te lì sono mica stupidi, mica lo vogliono. Ma che? Guarda qua, 6.400 euro. Ma scusa, a te ti pare giusto? Eh? No, ma dico, ma sei anche sordo. Ma ti te manca proprio 5 fasi, eh? Ma ti sei tu Napoli? Giussano, c'è per Terù! No, lo rispetta, ma stino napoletano, Teruni tutti e due, vanno d'accordi.
Ma che vuoi, amico? È giusto, la mattina. Si nutrati tu, ti è venuto per una ciotola di pane e tu. E poi è inutile che abbia milanese. Si sente casi in napolitano. Tutto bene? Cosa è successo? Si è fatto molto male. Coraggio. Si era Vallini. Di Milano. Salerno. Bergamo, Bergamo. Battipaglia. Treviso. Si è Napoli. No, Varese. E che ci facci da qua? Un litro. No, l'abbiamo perso. L'abbiamo perso! Chi? Il tuo amico è scomparso dal radar. Fa qualcosa, ci sballa tutte le medie. E vabbè. Ma Parmigiano ci ammazza! E che Maria mi ha lasciato. Sente proprio solo. Volesse un po' di conforto, pure qualcuno che mi dicesse una parola. Siete tosche, il mondo è grosso, capito o no? E il garesone è mio papà, che non è al ping. E chi volta è qui al pan, volta è qui a Milano. Beve il calesin, tocca, ti passi di spiasè. Che ci chieste una parola? Una parola che si capisce. Ma che cosa stai facendo? O vieni. Senti, io sono nei guai. Tu mi devi aiutare. Io ti do la mia casa, ti do la mia bici. Ma tu non puoi fare quattro consegne in una mattina. Vabbè, non mi stressiamo, metti in condizione come ci metterà a malattia. Ah, tu? Tu ti stressi? E io cosa dovrei dire? Un anno con l'inferno in ufficio, tutti i sabati impegnati. Cosa dovrei fare io? Metti da malattia. Mattia, sto facendo un mazzo così. Non scherzare. Questo progetto dovrebbe durare un anno. Io devo finirlo in due mesi. Ne va del mio rapporto con Silvia. Dammi una mano, te lo chiedo d'amico. Vabbè, sta a pensiero tranquillo. Cioè? Non preoccupa. Qua niente di meno che una pedalata fai 100 metri. E ci credo, a 22 rapporti. Al telaio in fibra di carbonio. Costata 6.000 euro più IVA che non scarico. Magari è su deserto, ci sto coprifuoco. No, è domenica, a weekend i milanesi vanno tutti fuori porta. Montagna, lago. No, a me un lago mi piace proprio, sai. È proprio la parodia del mare. Meglio così. Dai che c'è il partitone. Sei pronto? Milanale, Milanale, rosso neri siamo noi! Napoli sempre in vantaggio 1-0 al 26esimo. Gol annullato. Ma passala sta palla. Ma non stai giocando da solo. Ma non vedi che c'è quello là sulla fascia libero? Si distende ancora, pazienza. Ma... che cambio di gioco verso e ti sta zitto. Non stai facendo capire niente. Quando gioco Napoli ti sta zitto. Stai distraendo pure i calciatori, stai distraendo. Al momento le C Milan sono ancora ferme sul punteggio di 0-0. Comunque la mia tessera premium non gli ho dei più. Ho un televisore full HD e devo sentire il Milan alla radio come negli anni 60. E dai, così ringiovanisce un po' e lui che è triste si tira su. Se poi Napoli perde, voglio vedere come si tira su. Ma cosa sto qui a sprecare fiato? Cosa capisci tu di calcio? Come rapporto? Favore o contro? Oh! Marchisio! Tieni a Napoli, va basta. Vabbè, se tua madre ci becca, ci ammazza. Chi ammazza? Aspetta, stava facendo ripetere un gol. Se ti interrompo, ma c'è da segnalare il clamoroso vantaggio del Lecce a San Siro sul calcio di rigore. No, sotto in casa con Lecce, no. E tra l'altro, arriva in questo momento il fischio finale. Almeno male, cancelliamo visto Milan. Il Lecce batte il Milan e sbanca a San Siro. Ma che fai? Shh, parla piano. Ci siamo messi d'accordo che lui dorme sul divano. E a notte mi mette a giangere per Marie. E lui la mattina deve andare a scuola, non riesce a riposare. Sveglia. Cos'è il terremoto? Peggio.
E il tsunami? Ha messo Chico a dormire sul divano. Dice che si sono messi d'accordo loro. Ma se si sono messi d'accordo loro, scusa, Ma sul divano fa freddo. Ci sono milioni di acari. No, è passata la mamma, non è rimasto vivo neanche uno. Dai, che cos'è una notte su un divano? Su! No, mio figlio sul divano non ci dorme, chiaro? Va bene, allora vai a prendere il Chicco e sul divano ci dormi tu, eh? Tardi, sono le 11. Mi tocca più a te, vuoi di lavorare, salta a me addosso. Sorry, non parla cinese, non speak English. Di dove sei? I'm from Santa Maria Castellabate, vicino Nepal. Nepal? Ma vada via Chap. Ti faccio sapere. Sei che? Sa che? No, non beviamo in servizio. Grazie comunque. Io avevo pensato una cosa, perché non organizziamo una bella cena tutti insieme? Allora, il 23? No, 25, 26. Non posso io, il 4. Il 12. 16. 19? No, Il 22? Andata per il 22. No, ma veramente dicevo stasera. Stasera? Ma tu sei fuori, scusa. Vabbè, allora facciamo il 22. Ci vediamo verso le 9, 9 e mezza. No, scusami, le 9 o le 9 e mezza? Non è la stessa cosa. C'è una cosa, ci sentiamo per Natale, poi gli auguri ci organizziamo. No, perché non... Cioè, lo so che non mi ricordo. Segnatelo sull'agenda. E non la tenga l'agenda. Non c'hai l'agenda? No. Madonna, ma sei fuori. Ma perché è fondamentale questo? Come Mario? Mi hai messo due riunioni alla stessa ora. Per far prima, no? Vabbè, non fa tanto stasera perché tua moglie Silvia ci tiene. La Silvia. Bravo. Bravo. Ma è possibile. Ma dove sei ficcato? No, non va, va. Non c'è, non risponde, non risponde. E sarà in riunione? Ma sì, adesso è sempre in riunione, dai. A Milano basta solamente una persona, chiamano in riunione. E poi se lui lavora significa che va bene. Sì, Mattia. Dai, Chicco, dai! Dai! No, no, c'è qualcosa che non va. Una volta il nostro rapporto era coinvolgente, passionale. Adesso è emozionante come quando fa il cambio di stagione. Vabbè, mica è colpa sua, che lo progetto. Ma ti capite che significa un anno intero senza tenere un sabato libero? Figurati, sono due mesi. Ma che due mesi? Un anno? No, sono due mesi. È un anno. Ti capite che l'uomo che sacrifici fa per te? Si sente il mare? Si sente proprio il rumore. Che cosa che ti ho visto giocare? C'è proprio un bel tiro. Un po' storto. No. Non è che è sotto, si dice effetto. Che... Sei un bastardo. Basta, non ne posso più. Un anno di sabati impegnati. No, due mesi. Te l'avrei detto, ma per favore, te lo stavo dicendo. Sei un vigliacco. Ma come si fa? C'è sempre lui tra i piedi. Non toccarmi, Martina. Non toccarmi Mattia, perché lui sa che cosa vuol dire amare. Non come te che pensi solamente a te stesso. Ah, poi mi avevi anche promesso che ti iscrivevi con me a tango. Ma c'ho un progetto pilota. Senti, te lo do io il progetto pilota. Anzi, guarda, io c'ho un progetto. Vedi se è abbastanza pilota. Io voglio 600 euro al mese di alimenti, 450 per la casa in montagna. Il Chicco lo vedi un weekend sì e uno no. Dopodiché me lo porti il giovedì a calcetto e il venerdì a musica. Chicco, andiamo? E il phone a 6 velocità! È mio! Mio! Ho capito, ma non è per il phone. Ma dove vai, Silvia? Da mia madre. Ciao, Chicco. Ciao, papà. Ci vediamo presto. Domenica ti vengo a prendere. No, cominciamo dai weekend, no. Sei un uomo grigio, grigio e triste. E grigio non per lo smog. I sometimes miss your glance, and I remember.
peggio combinato. Vabbè, io non volevo, credimi. Coraggio, vabbè. Il primo giorno è il più brutto. Non soffri. Chilo secondi o non c'ho brutto. Vabbè! Ma che fai? Addominali. Vabbè, ma sei buono. Buonissimo, ma è stato meglio. Vabbè, ma tu sei convinto? Io non mi piango addosso come te. Io sono un alpino, io reagisco, io vedo il lato positivo. Sarebbe? Per esempio questo. Fanculo le ciabatte della nonna. Tanto non mi sono mai piaciuti i pesci rossi. Vabbè, parlami. Sai cosa faccio? Torno a cuccare. Bravo, vatti a cuccare, così ti riposi un po', fai 2 ore di sonno. Ma che sono? Io parlo di rimorchiare, broccolare, andare a giocca. Vabbè, mi fai male. Vivere. Vabbè, promettimi che quando torniamo in ufficio ne parliamo. Non ci vedi in ufficio, ho da fare. Saluta i colleghi. Milano by night. Matrimonio, l'ape, il mitico ape. Ape. Aperitivo. Ma figata, paghi un prosecchino. Mangi quello che vuoi. Io ci ho cenato per anni. Dai. Poi piglia allora, vabbè. Quello che vuoi. Vabbè, ci stanno due pupa. Che so? E puparuola. Scusate voi, lo scontrino buffet? Scontrino buffet, ma da quando? Da quando la gente se ne approfittava. Gli anni 80 sono finiti, zio. Quant'è? 20 euro. A testa. No, possiamo proprio riso con il riso. Questa è una miniera, meglio di come me la ricordavo. Vabbè, ma salutato. E questa è niente. Oh, guarda quelle due. Sono le nostre. Scegli tu, la verdona o la grigiola? Vabbè, ci stanno piccoli dettagli. Sei un meridionale disfattista. Pieno di donne e tu stai a vedere i piccoli dettagli. Guardami. Scusate. Chi si ubicherà il dettaglio? Adesso chiamo la Patti e la Lolli, due vecchie compagne del liceo. Vedrai, faremo l'alba. I love Milano! I love Milano! A me! Patti, sono Alberto. Come Alberto chi? Colombo, quello della quinta D. Senti, pensavo alla rimpatriata questa sera. Hai da fare? Ah, c'hai i bambini piccoli con la febbre. Quanti ne hai? Ah, non sono tuoi. Sei nonna. E la Lolli, te la ricordi quella che si scatenava? La vedi ancora? Come sta? All'artrosi. Va bene, buona serata. Saluta i nipotini e la Lolli. Ciao. Vedi quelle due? Sono tre, aspetta. Vai lì ballando ed è fatta. Tu stai ballando. Stai scherzando? Perché se non balli 50 anni fa? Abbonanemi l'allegal. Come butta, ragazze? Come butta? Ti ha lasciato tua moglie, eh? Oddio! È bellissimo!
Pirla. Cazzo figa, questi terroni che vengono qui per ballare la tarantella, questi bauscia che appena vedono un po' una piscina, un poco d'acqua per ripulirsi, si buttano dentro. Questa veramente la Zuzzi Maria di tutto. Che temporale, un giorno da raffreddore, dove sei? Che sono ancora ad aspettarti. Un anestetico artificiale, faccio finta di non sentire, fino a che mi addormento non resta più niente. La gente torna da lavorare, si fa compagnia col televisore, e a tuo modo la mia compagnia sei tu. Quanto mi capita di sbagliare, sempre vicina all'imperfezione, quanto mi manchi, quanto mi manchi. Secondo me abbiamo sbagliato qualcosa. Ma no, questa è una vecchia diatriba delle donne che dicono che i colorati vanno a 30, i bianchi a 90. Ma noi più di così, bianchi coi bianchi, rossi coi rossi, verdi coi verdi. Poi abbiamo preso tutto insieme. Abbiamo messo il lavato. A 90 gradi. Forse è troppo brillantante. O brillantante. Io te l'ho detto. Vogliamo a mamma Maria. Vogliamo a Maria. No, vogliamo a Maria. Silvia, lei è bravissima a risolvere il situazione. Mario, saccio che non ti devo telefonare, ma te ci fa una domanda importante. Io e te siamo insieme, sì o no? No, Mario, tu me la dici, perché io non voglio farsi sta finire Alberto. Ma fa troppa tristezza. Allora? Occupato! Ma dove sei? Sono riunione, ma non è importante. Mario, rispondimi a questa domanda. Io e te siamo insieme, sì o no? No. Sono in riunione! Scusa, non sto bene. Mi sono accorta, vabbè. Cioè, che dispiacere, pure sembra che stava benino, lo sfatto della moglie. Ma quella si chiamava rimozione, eh. Vabbè, fa un piacere, Dodi, non mi parli di rimozione. Che già tengo i problemi miei. E poi la rimozione è proprio una cosa tipica milanese. Beh, a veder te sembra anche una cosa napoletana. Dai, tu gli dai la brutta notizia e gli do il regalo. Vai. Uè, Napoli. Oh. Dobbiamo spostare la cena. Già, è vero, che scema. Spostare cena, trovare data. Però per farci perdonare ti abbiamo portato un regalo. Oh. Un milanese per tutti. Libro, più DVD e c'è anche la Claire. Grazie. Stavo cercando. Tutti a me devono capire. Alberto è impazzito. Dice che non vuole andare al meeting con i padovani. Vi rendete conto? Se Parmisano lo scopre, lo scioglie nell'acido dei francobolli. E facci tu c'ha parate. Tanto mica sanno chi è Colombo. Non ci vado. Già sto male, poi anche i padovani. Ma dove hanno fatto questi padovani? Io? E dovrei rischiare le mie chiappe per quello là. Dove vai? Dove vai? Mattia, perché non ci vai tu? Sì. State scherzando? Per niente. No, io non so lavorare. Proprio, cioè, non sanno tutti che non mi saccio più responsabilità. Lo diceva pure, me lo dice pure mia moglie. Quindi non è per cattiveria, è proprio una questione di carattere. Milanese per tutti. Lezione numero 1. Mi chiami Mario. Io mi chiamo Mario. È liber, l'è sul tavolo. Il libro è sul tavolo. Due che l'è liber. È liber, l'è sul tavolo. Mi chiami Alberto Colombo.
e libe les taul e libe les goppu taul. Ma lei è un Napoli, mo. Cos'è per voi una fila alla posta? Per me è una sconfitta personale. Oh, l'hai messo mal, puerista. Allora, voi vi chiederete perché devo lavorare più in fretta? Per amore. L'efficienza sul lavoro riduce i divorzi. Ma va là, mona! Con calma. Con calma. Allora, mettiamoci d'accordo. Io vi dico due scimità, voi le ascoltate. Poi ce ne andiamo a casa e ognuno va a fare i divorzi suoi. Te capito? Bravo, eh? Sei veramente bravo. Mi piace, ma lo sai. Scusi, ma lei non è l'Alberto Colombo, direttore dell'ufficio Milano 3? Sì. Sono mica cieco. Lei era calvo. Ho fatto il trapianto. Sì. Quindi insomma tu sei l'Alberto Colombo. E ti ricordi chi sono io? Come? Non mi ricordo di te. Ma come sono contento di vederti, mamma mia, sono proprio felice. Non sai quanto sono felice io. Ma l'ho spedito a Grignano Polesine per colpa tua. Sai dov'è? Non sai neanche dov'è questo qua. Vergogna! Non c'è più rispetto per gli handicappati. Mattia, vuoi un po' di pasta col tonno? Ci ho mangiato, vabbè. E mettiti le pantofole, che righi il parquet. E se torna Silvia si arrabbia. Silvia non torna. Se torno stavolta mi arrabbio io. Silvia, dai. Metti a posto, eh. C'è permesso. Trase, scappi. Bravo, direttore, bello. Trase, scappi, trase. Uè, Matti. Quanto bello, direttore, è troppo bello. C'era un altro direttore. Troppo bello. Ma che ci fa scappeccia a Milano a casa mia con le mie chiavi? Vabbè, non ti ho detto, perché lui doveva fare una visita ai calcoli e mi sono permesso di dare le chiavi di casa nostra. Che i calcoli? Che sembra ne vuole? Non penso che sembra solo la polpetta. No, lui dice che c'ha dei calcoli talmente grandi che sembrano polpette. Non c'è questo male, ci sembrano, sono polpette. Ci tiene a chiarire che non è che sembrano polpette, sono proprio polpette. Guarda qua, vedi queste pezze, ma non me ne vuole a cavo. Hai mangiato? No, si mangia qualcosa. Questo è come si dice ospedale. Siamo in ospedale. No, siamo ospitali, ospitali. È buono? È buono, è buono. Solo che ne già ci mangiate, capito? Perché mamma mi ha fatto la frittata, ci mangiate la stazione. Ma mamma, quando è andata? Ma chi altro hai dato le chiavi di casa mia? Mi fate doppine le chiavi? No. A nessuno, allora. Allora questa è Silvia, via, via, tutti all'alberghetto, dai, dai. Erminia. Ciao, testina. Due lei lo spray al pepe della Silvia, che giro un maniaco verino che mi ciappa a mio, E non so dove lo tiene. Ma che me? Tense ma è minga una got. Va, va, ma che rebelotte. No, ma stavo per... Ma stai per che cosa, te? Ma qui al Chiuria un repulisti dei quei de butta via tic. Ha cominciato a ti, però. Mica la vedi, me la vedi alla Silvia. E spusano un terun, spusano un terun. Non dica così, signora Erminia, sono nato a Rozzano. Andolè, Rozzano, andolè, Le Milano Sud, e allora? I milanesi stanno a Milan, i turinesi stanno a Turin, e i terun stanno... Non lo so. Sui bal. Ma te mi ci l'hai sciavato? No, che se sei un sifulò de menta, no, là, ma va a dar via i ciabba. Te chi? Vedi te, te chi? Lo sapevi dove? Uè, e ti? Io sono un amico suo. Ah, sì? Da due che te vegnet? Ma cosa? Ha chiesto da dove vieni. Io sono di Chiasso. Chiasso Nord. E ti? Piacere, scapisce da Osta. Se ne stavano andando adesso, erano venuti a trovarmi e...
Silvia come sta? Lei mai sta in Shiben, guarda. Le devi vedere il Manolo. E come le gira e le vadré, e le gira e le vadré. E chi è il Manolo? È il maestro de tango, pistola. Lui sì che è un bel homme. Mica come te che se solo dumava i ben perical. Uè, dove l'è il trota? È scomparso. Con tutta a boccio. E questi? Se l'è. Oh, calcola pulpetta come me. Oh, di chi? Signora, modestamente sono di me. Oh, ma bellissimo. Lei tu sa, sa stessura, sa stessura, sa stessura. Ah sì, chi se ne bevi? Sono un buono che se ti andare a vincerirlo, sono proprio da pulpetta. Ma se mi incastremi? No. E le burla già. Non ne viste, ne faccio male a questa propria miseria, se per questa pace con tu metti. Manca, me lo dico, ma va a pettinare il gas. Ma munci l'erso, con la paletta. Pure la nonna mia. Come va? Sì. E che sei tra su? Sì, bode no, ma che tu non vuoi. Io vado a fare quattro passi. Ah, manco su, mi capirà. Sì, me ne ette per curarci, perché che stai bene giù. Aspiabbe, venga pure. Oppure? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove vado? Che non ti voglio. Sei riuscito a rovinare due famiglie, la tua e la mia. E quando torno non voglio nessuno, tutti all'alberghetto. Coraggio, Albè. La terza settimana è più brutto. Silvia, sei tornata. Silvia. Aiuto, aiuto, sono vergine. Uè, uè, cassina, ma non vuoi da cassa ma non mangiare, ma se non c'è un giulietto, cassa ma non avere, cassa ma non mangiare, se non c'è un tata. Capisce? Scandisci meglio, siamo in trasferta. Ustina, ma la riega, la coro, già, perché stai giusto, lui tu rietta, che stai meno coro, non tocca! Ma va a culo! Questo l'ho capito. Cioè, dice, capisce, che quello che facciamo noi la notte, a lui non gli interessa perché sono cose nostre intime e personali. Giù, 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 giù! Ma che stiamo facendo? Tu mi hai fatto perdere Silvia, tu mi aiuti a riconquistarla. E che devo fare? La vedi quella vecchia, brutta? Infili in passamontagna e le porti via da borsetta. Vai! Ma tu sei pazzo! Che? Vabbè, quella è tua socia. Che faccio, non ci fa tua socia? Mi servono le chiavi di casa, così vediamo se è più sexy Manolo o io. E che usiamo fare un scivo? Ma come, sei di Napoli e non so fare un scivo, dai. E che significa? Allora sarebbe a Gatad a mettere una bomba in due mercati. Tutto io devo fare, dai. Ma che fa? Non sa, non sa. Ah, mica che lo sape fa. Uè, Barbù, allà! Ma porca di una vacca! Chi è? Chi è? Ma... Chi è? Con uno scarafaggio! Sono in Napoli, ma non... Matti, aspettami! Se ne può più. Quel maniaco dobbiamo bloccarlo. Ci vorrebbe una castrazione chimica. Impalliamolo! Calma, ragazzi. Quando lo troviamo vi lascio sfogare. Con permesso. Ma è tuo marito? No. No, no, non mi pare. Faccio questa nera, via, via, via! Corina! Un attimo, signore, non vede che sono impegnata? Ma dov'è Alberto? È sempre staccato. A fanno scifo. Sì, fai lo spiritoso, te. Intanto qua è tutto un casino. Nessuno sa che deve fare. E Alberto è latitante.
ma io non gli paro il culo stavolta, sa? Mi spiace. Dodi, ti pare un momento di fermare? Guarda qua. Qui a Milano una cosa sapete fare, lavorare ci mettete proprio oggi. Ragazzi, senti, Alberto tiene un problema. Si è lasciato con la moglie. E se continua così lo fanno fuori. Cerchiamo di dargli una mano tutti quanti insieme. A me non è a sud, faremo così. Anche al nord faremo così. Ragazzi, diamoci da fare! Sandrino, mi prendo il letto. Eccoli qui i due colombi. Che bella storia, eh? Il sud che aiuta il nord che aiuta il sud. E adesso cosa facciamo? Cantiamo l'inno di Mameli? Sono così commosso che vi licenzio tutti e due. Voglio dire, un postino che finge di essere un direttore, s'azzuffa con un delegato, come si chiama, Magonza. Perché? Perché? Lui non ne sapeva niente. È stata una mia idea. E sicuramente è stata una cattiva idea. Allora licenzio solo lei. Perché gliel'ha spiegato lui stesso, dottor Palmisano, e a volte sbaglia. È un ragazzo impetuoso, anche generoso. Lui è un fan del progetto pilota. Chi questo qui? A me piace molto. Lui è venuto dal sud apposta. Appositamente. Figlio, Mattia. Lui e Marchionne sono... Sempre Marchionne. Proprio Gaspare Marchionne e Baldassare. Noi sempre sul presepe a Castellabate. Andiamo avanti così lo stesso. I tempi del progetto sono buoni. Vedete, voi decidete voi chi deve fare chi deve fare cosa. Non mi interessa. Quello che mi interessa è che sta per arrivare la madre di tutte le riunioni. E ci sono i delegati del sud che sono incazzati come bisce. Se mi sbagliate lì... se mi sbagliate lì... Salve! Scusate, la devo chiedere io, è che ho passato giorni un po' confusi. No, dico, scusa, ci hanno fermato. Ciao, faccio. Tra l'altro, sai che non ti ho mai chiesto, ma a Milano come ti trovi? Vabbè, vengo da un paesino, Castellabate. Questa è una grande città. Mi deve dare giusto il tempo di ambientarmi, non dico tanto. Chi se sei 7 anni. Insomma, ti piace o no? Momentaneamente no, senza offesa. No, ma chi si offende? Milano la criticano pure i milanesi. Però poi tutti vengono qua e pochi se ne vanno. Sai perché? Perché Milano le dà a tutti una possibilità. Fa crescere, se vuoi. Ti senti vivo, no? Sai come dice la canzone? Ti sentis lontan de Napoli se meur, ma poi vieni anche a Milano. Dai, dai! Vabbè, mi dispiace per quello che è successo con Silvia. Credimi, non l'hai fatta apposta. Che lì è colpa mia, guarda. Dovevo dire di no per il progetto. Perché a volte ho sto senso del dovere, mi sembrava così importante. Sarà che sono figlio di un alpino. Di sua figlia ne sono occupata. Ne sono occupata a tempo indeterminato. E con Maria come va? Finalmente mi ha parlato. E che ha detto? No. Vabbè, ma non era il solito no. Era no, ma sembrava... Sì. No, se era sì ti diceva vabbè, mi ha detto sì. Era un no... Che ha detto? Non ci ho capito. L'unica cosa che ho capito è che basta piangere, vabbè. L'unica cosa che ci è rimasto è il lavoro. Quindi prima perderlo tu. Buonanotte. Vabbè. Che c'è? Scusa. Posso dormire dall'altro lato? Perché? No, perché ci sta la finestra. Cama manca l'aria. Sono 20 anni che dormo da questa parte. Ah, sì? È proprio a casa. No, potevo darsi... Ho capito. Ti trovi meglio tu. A me mi manca proprio. Ma c'era il lettino di Chicco che ti piaceva così tanto. Vado con i piedi fuori. Ehi, notte. Bravo, scusa. Vabbè. Che? Mi sono scioltato i cuscini, ah. Ora che sto qua...
È più morbido, capito? Su qua è proprio rigido. Ok, ok. Notte. Dai che domani lavoriamo. Ah, vabbè. Vabbè. Te volevo salutare. Buono. Notte. Mattia, la riunione di oggi è importante. Io metterei questo. Tu che dici? Sì, sì, è puro colore tuo. Ti sta benissimo. Sì, sì, ti dà più autorevolezza. Sì. Perfetto. Dà più No, Alberto, sei tu direttore. Ma Palmisano è stato chiaro. Le riunioni te le fai tu. Hai conquistato con la storia del presepe, ti ricordi? Vabbè, ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Mattia, non ci mettiamo a discutere per delle quisquiglie. Soffro, per amore. Grazie. Oggi pomeriggio c'è la riunione del condominio. Quelli del 52 hanno appena rifatto la facciata. Oggi toccherebbe a noi, vorremmo dargli un bello smacco. Silvia ci teneva tanto. Ci vai tu al posto mio? Ma chi Albe? E chi mi conosce là? Ma presentarla. Hai la delega. Chi... Grazie. Ah, e se vai a fare la spesa, lo yogurt, Mumu, altrimenti Chico non me lo mangia. E giovedì sarà... Ah, vabbè, prendiamo l'agenda tua, perché non mi posso ricordare tutte queste cose. Ce l'hai nella tasca della giacca. Ma non devi far tutto tu, io prendo la tua agenda. Albe, un premio nel libro tengo one di moro. Questo è oggi? Ecco. Che giornataccia. Se questa strada, la curva al giace e la curva al su, è questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu. Su sta lontan per troppi anni, ho l'aura e mai a faticos, e questa schiena è tartaruga, se questa strada la porti a ca. La noce le fregia, la noce le scura, da una fiammata la scalerà, mi la bicer come autoscontri e anche al zeppel bruserà. E questa sera che più è una lingua, che più è una faccia, che più è un vestì, come un vestì, una bottiglia e questa maschera. Real Bovisa! Ehi Mattia! Albe, ma sei scemo? Non riesci a fare muto per te, lo fai a nome mio. No, è per Silvia. Venne una facciata bellissima, quelli del 52 hanno schiattato. Albe, togliamoci da strada che entra il ciao. Vada a Laura! Ci vediamo più tardi, ciao! Questa milanese da 5 minuti già mi sta sul cazzo. Stacca un po', pensi solo al lavoro. È che ho la riunione con i delegati del sud e onestamente non voglio fare brutta figura. Come lo chiamiamo allora? Chi? Il pesce rosso nuovo. Mica è facile. Un nome ti resta per tutta la vita. Pensa che io e Silvia, per decidere il nome di nostro figlio, ci abbiamo messo 9 mesi. Da quando è rimasta incinta tutti i giorni facevamo gli elenchi, cancellavamo, sostituivamo e poi alla fine... Avete chiamato Chicco. Che poi è diminutivo di... No, è Chicco. Chicco Colombo, l'abbiamo registrato così. Anzi, c'ha demise 9 mesi, puoi chiamare solamente Chicco. Ma sarà bello il tuo, Edinson. L'hai chiamato come un calciatore. C'era la femmina, come la chiamavi? Poscia. Vabbè, buonanotte. Pronto, sei tu? Scusa l'ora. Chi è? Sono Alberto. Colombo, da Milano. Che è successo, Mattia, Albe? Ma chi è? Silvia, sono Mattia. Devo dirti una cosa. Alberto è cambiato e non pensa più solo al lavoro. Mattia è cambiato. Sta facendo carriera, è più responsabile. Ha persino fatto un mutuo al posto mio. Mille verità, ti ha detto lui di dirmi queste cose, Albe? No, è tutto vero, Maria. E ti assicuro una cosa, credimi. Alla festa degli alpini con te ci andrebbe tutti i giorni. Mattia, senti, facciamo che adesso è tardi, eh? E ne parliamo un'altra volta, va bene? Ciao. Grazie. Lasciami dormire, Albe.
arrivederci. Ma questo scade. Ma preferisco pagarlo. Costa. Come preferite voi? Siamo qui per questo. Costa! Sono 45. Grazie, Costa, buona giornata. Ehi, ciao, tante belle cose. Incontro con gli uffici del Sud, relatore Mattia Volpe. Non può essere. Perché no? No. Ma ha chiamato pure Alberto ieri sera, mi ha detto che Mattia è cambiato. Sì. Che lavora giorno e notte, che ha fatto carriera. La gente cambia. La gente sì, Mattia no. Invece sì. A Milano si può cambiare, non come da noi che non cambia mai niente. Signora, tenga buona. La lavorano tutti. È tutto perfetto, tutto moderno. Eppure uno come Mattia può fare carriera. Cosa? Guarda qui. Marie, io capisco l'amore, ma a me questa cosa mi puzza. Vi ricordate quando abbiamo aiutato Alberto e Silvia? Che cosa abbiamo combinato? Questi adesso vogliono fare la stessa cosa con noi, per farci credere che a Milano Mattia cambia. Tu sei un genio! Sinuaia. Ma che state dicendo? Sì, è possibile! Costa, vi lavora giù. Buongiorno, signore. Buongiorno. Alberto, vuol dire cambiare il favore a Mattia? Oh. Solo una mamma conosce veramente il figlio. E che stai una sceneggiata? Mio figlio non cambia, non può cambiare. Tutti possono cambiare. Pure Mattia. Vabbè, ho capito. Facciamo una cosa. Andiamo a Milano. A Milano? Intanto il viaggio è pagato. Io poi ne approfitto pure per me. A Milano c'è una scuola per cagagli. Ma perché? Non cagagli è buono. Si può sempre migliorare. Il treno Freccia Rossa 95-04 di Trenitalia è in arrivo al binario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Tira a te! Volta a me! Sì, Volta a me! I neri vestiti da manager, invece i raccogliere fumarolo. E certo, quello lo fanno per farci credere che possono fare carriera tutti, pure Mattia, ma noi mica siamo fessi. Mo beghiccio. Signor, mo beghiccio. Giovanotti, ma voi ci volete sfottere? Che ci avete visto con l'anello dentro al naso? Guardate a questo, guarda. Ush! Mai visto? Non vi disperdete! Stiamo a combattere! Guarda, guarda! Sta avvisando certamente un complice! Un complice! Dopo che è scaricata il corso Magenta, passa dalla centrale... Ui, guarda che combinazione! Una femmina di Guido Tacchis! Oh, che esagerazione! Era meglio la sceneggiata nostra, dico io! Tu vuoi dare l'immagine di una città moderna, ma devi essere credibile. La femmina che guida il taxi mi sembra un poco troppo, no? A Milano sono avanti. Ci stanno pure le donne che si baciano tra di loro. È vero, signorina? Sì, 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 è vero. Visto? Ecco, sì. Grazie. Grazie, signora. Grazie, buon uomo. Via Mecenati 235. Grazie.
Ha pizzato pure da sabato, questa è una sceneggiata vera. A Milano si mette ora sta. Per favore, lasciate le cinture. Pure dietro? Pure dietro, sì, è il codice della strada che lo prevede. Il codice della strada? Questa deve essere la cugina di Alberto. Si vede dalle orecchie. Guarda, i notti tutti col casco. Questo veramente si pensa che noi siamo nativi. Ah, questo è vero. A Milano il casco lo portano tutti in moto. Pure in bicicletta? Babbo, mo manca solo che portano un casco a pino. Eccoli là! Milano serve un casco. No, ha ragione, ti vieni i sassi da cavalcaviglia. È vero, signora tassista? Sì, sì, sì. Guarda quello! Così pazzo! Brava, brava, ci crediamo. Guardate, tutti in fila indiano, tutto ordinato. Roba da telefono azzurro proprio. Forte milanesi. Signora, sono 24 euro. Ehi, buonanotte. Fateveli dare dagli amici vostri. Scusi, mi ridà lei 24 euro? Questo vuole fare pure da questo su qua sceneggiato. Che schifo di organizzazione. Aspetta. No, scusate, voi siete fuori. Voi mi dovete pagare, signori, eh? Non c'è niente da fare. Rassegnatevi. Non sapete recitare. Facchino, un bagaglio, per favore. È difficile spiegare la felicità dell'efficienza e ancor di più l'efficienza della felicità. Ma io oggi qui ho l'uomo giusto, un uomo venuto dal sud, come voi, un uomo che si è coperto di gloria qui al nord, l'operoso Mattia Volpe. Amici cari, questo progetto ha tre valori, secondo me, straordinari, in cui io credo profondamente. Numero uno, efficienza. Due, rapidità. Terzo, puntualità. Efficienza e puntualità. Avevate ragione voi. Come voleva si dimostrare. Questi sono tutti d'accordo. Signori, ho provato e ve lo posso dire. Fare una raccomandata in 1 minuto e 50 secondi è un'emozione. Sto figlio Androcchi. Se posso dire, troppe cose nordiche tutte assieme. Ci mancava solo la nebbia e gli alpini. Ecco. Quindi, mi dovete credere, è una sensazione bellissima. Consiglierei di provare. E togliti sto cappello. Si dice? Maria! Sei ridicola. È una cosa fra me e Alberto. Ma come stai? Dai, Silvia, smetti, la cani sciuna e fessa. Si può credere che a Castellabate ci sta il Far West. Ma che Mattia lavora come un milanese. Questo è troppo. E quindi? Ci stavo cascando anch'io. Ma voi le sceneggiate non le sapete fare. Usciarda. Le sceneggiate. Quindi le sceneggiate. Allora anche Alberto. Tutti insieme le tre paroline magiche. Efficienza, rapidità, puntualità. Ma basta con sti cazzate. No! Mari. Vergognati. Ma chi è sta pazza? Sta zitto, buffone. Maria, sparisci. Io sono del sud come voi e so che la posta è fatta di vecchietti che vengono lì per raccontare le proprie storielle, i propri fattarelli. Fatta di sentimenti, di innamorati che vengono lì per parlare, per avere una parola di conforto. Quindi questo progetto al sud non funziona. Subito. Questo progetto al sud non funziona! Calma! Mattia, stai qua. Io sono un postino come voi e sono del nord.
E devo dire che non è vero che questo progetto non funziona al sud. Questo progetto non funziona neanche al nord, non funziona per l'Italia! E sapete come l'ho capito? Ve l'ho capito quando ho cominciato a perdere tempo, a riconquistare il mio tempo, a vivere. E allora ho riscoperto e ho ritrovato le cose che amavo. Ma che cazzo ho detto? I furmi mancano. Ma lo carmana. Lei imposta, non dura un giorno di più, glielo assicuro io. E smettila, pagliaccio. Brava, brava Maria. E poi devo dire che il mega direttore potevano sceglierlo con una faccia meno da pirla, Lei è la terribile moglie di Colombo. Io la querelo. Che paura. Hanno affittato anche un elicottero? Allora era vero. Dottore, siamo pronti. Mamma mia, che abbiamo combinato. Oddio, non era una sceneggiata. Ci parli tu con Mattia Alberto, però. No, no, parlaci tu. No, io? Che facciamo? E che facciamo? E ce ne andiamo. Vieni. Ma dove? Vieni, andiamo. Conosco un posto dove non ci troveranno. Ho perso tutto. Lavoro, moglie. Io pure amici a madre. Poteva andare peggio. Impossibile. Eccoli qua. Per colpa vostra mi hanno spedito ad Ariano il Reppino. Chi dei due Colombo? Lui. Lui. Ah! Vergogna! Bello qui. E noi paghiamo la casa e non ci veniamo mai. Ma che ci vai a cimbaccare? Pago una casa, non l'ho mai vista, ho diritto di vederla. Qua ho conosciuto Alberto. Sai che Silvia l'ho conosciuta qua. Io Mattia l'ho conosciuta in spiaggia. Viveva steso al sole. Ma ti capite che Maria è diventata più bella adesso di quando l'ho conosciuta? Non posso pensare che lavora giorno e notte. Ah beh, perché io con questa storia di Alberto di riprendersi il tempo... Non è che me lo ritrovo poi a gironzolare per casa sempre appiccicato, magari con degli hobby. Voglio stare di più con Silvia, stare di più a casa. Tu dici cosa fai? Mi invento un hobby, imparo a cucinare, guarda. Maria, dimmi che non è vero. Che? Il reggimento. Marò, pure Alpino, ma quanto è cambiato? Scusa. Siete belli. Vieni, vieni, vieni. Che sta arrivando la polenta. Venite. Sì, sì, un posto per sederci. A 15 anni faceva l'amore. Dai, bevi un braulio. Io non bevo. E tu non vuoi dire di no agli alpini perché si offendono. Però cosa ne dici? Il nord non è poi così freddo, no? Sembra di stare a Castellammare. Ci manca solo il mare. Credo di aver bevuto troppo. Okay. Ho visto mia madre abbracciata Scapece vestito da alpino. Scapece vestito da alpino? Questo è forte! Scapece vestito da alpino! Bye, baby!
Erminio, ma che bella pressione che tiene queste mani trutte a te. No, le più sei bella la tua. Altro che lavorare. Starò in casa tutto il giorno, promesso. Beh, adesso non esagerare. In che senso? Tutto è troppo. Questa è la tua caratteristica, che si bella in da tutte le città. Si bella a Castellabate, si bella a Milano, si bella a casa. Scemo. Dopo che torno su dal Ciafano mutuo. Hai detto mutuo? Mutuo tutto. Mutuo variabile. Questo è variabile. Tocca a te. Ecco. Oi, danno! Aspetta, aspetta. È questo. Venite a vedere! Hai visto come è bello? È bello pure un omelet. Bello. Buon appetito! Grazie! Toh, mangia l'insalatina di Sant'Ambrogio. Sentite come parlate, sentite. Insalatina, spremutina, caffettino. E perché voi a Milano gli hanno detto cose con diminutivo. Poi cappuccino o gli hanno detto cappuccio. Questo è vero. Questo qua è l'osso buco. È osaccio. E questa è la famosa cassola. Osaccio. E questa è la cotoletta. Osaccio. Insomma, sai tutto, sai. Oh, io ormai sono cane a vita, eh. E poi mi che colpa mi si solamente mi ha dato benvenuto. Ha ragione. Non abbiamo ancora fatto ufficialmente. Lo facciamo. Giunto. Mattia, benvenuto al nord. Benvenuto, sì, Mattia. Benvenuto. In ritardo dovremmo fare piacere lo stesso. Ma noi a Milano non siamo come i meridionali, che sì, subito. Certo, che appena entrate in casa vi allargatevi, pigliate tutto, appendete le cacciotte. E invece voi milanesi non li fate proprio entrare a casa, eh? Li mandate direttamente nell'alberghettino. Ci avesse dormito una notte nell'alberghetto. Arrivederci al nord, Mattia. Arrivederci. Cos'è? Castellabate. Le poste italiane hanno cacciato Palmisan e per ringraziarmi mi hanno detto che potevo chiedere quello che volevo. Vabbè, tanto che fatti ci sei riuscito a mandar mica, eh? Sei grande, vabbè. Così mi hai liberato il lettone. Comunque questa è proprio la tipica cena milanese, eh? Perché? No, ma non perché stiamo mangiando l'osso buco oppure la cotoletta, ma perché solamente a Milano fai tu benvenuto e la di rinda stessa cena, per risparmiare tempo. Certo, perché prima, no? A Mattia! Cina. A Castellabate! La vaspa scolso spingin, oltre mille la mille. C'è il conto da pagare. Il conto! Tu cos'hai preso? Io la cassola, le patate a metà con ciaparat. Vabbè, il dolce e la minerale. Il menù sandrino, insomma. Sono 22,50. Ciaparat? Le patate a metà col sandrino, la polenta, l'osso buco, mezzo di vino e il caffè. 16,67. Direttore? Osso buco, cassola, insalatina, acqua e vino. Beh, acqua e vino. Sono 15 euro. Grazie. E anch'io osso buco, cassola, patate, acqua e vino. Sono 46,80. Ah, scusa, abbiamo preso la stessa roba. Vabbè, ma qualcuno il vino lo deve pur pagare. Mattia, cosa hai preso? Niente, io ci ho mangiato a cotoletta, poi ho preso un cucchiaino da dolce di ciaparat, 4 bicchieri d'acqua, un caffè con 2 bustine di zucchero, ho dato un morso al panino. Ah, e poi ci ho guardato la fetta di carne del signore seduto al tavolo a fianco. Quant'è? Sempre fare quello che... Dai, facciamo alla napoletana. Uno paga per tutti. Facciamo un applauso ad Alberto. Grazie, vabbè, sto scherzando. Stasera tocca offrire a me. Quindi lo metto prima. Ma lascia stare, lo metti prima. Tu però devi essere sicuro che l'osso sia tagliato nel punto più piccolo e che sia pieno di midollo. Senti, l'osso buco te lo spedisco io, me lo dico. Oh, a proposito di mandata, manna, una cosa bellissima, eh. Lacrime di sentimento 2. Ehi. Ma in 3D.
Ma si piange? Ma si squazza. Oh, hai visto che bella aeronave? Di giorno o di notte? Oh, saluto Ermini. Sì, questo ma... è per Edison e questo è per Castellabate. E a me mandi la maglia del Napoli con lo scudetto? No, non si dice a prima, zio, questo fatto. Non... portalo di là, già vinci in mamma. E ti saluto a Maria, Lu. Sì. Una cosa tra uomini, sì, scusa. Sì, sì, ve la lascio. Volevo dire che, tra l'altro, con lo stipendio da direttore sarà più facile fare il mutuo, no? Direttore, io? No, e tu. Va bene, responsabile, ma non esageriamo. Maria l'ho fatta promuovere. Maria è... contento? Sì, vabbè, a proposito di responsabilità, ti volevo dire una cosa. Ti ricordi il pesciolino rosso? Il trota, buon'anima. È finito nel sushi. Te lo sei mangiato? Con riso! No, vabbè, tu. Comunque... sa che devi andare. Voglio bene. Anch'io. Anzi, di più. Così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Continua a volare felice più in
che temporale, un giorno da raffreddore, dove sei, che sono ancora ad aspettarti, è un anestetico artificiale, faccio finta di non sentire fino a che mi addormento e non resta più niente, la gente torna da lavorare, si fa compagnia col televisore, e a tuo modo la mia compagnia sei tu. Quanto mi capita di sbagliare, sempre vicina all'imperfezione, quanto mi manchi, quanto mi manchi. Non credevo di starci male, maledetto quel giorno al mare, che ti ho visto passare, guardarmi il destino un attimo, ci ha fregati, impossibile. Passo il tempo di immaginarti, è una parentesi estemporanea, faccio finta di non capire fino a che mi accontento e non sento più niente, la gente stanca di lavorare, si mette allegria col televisore, e a tuo modo la mia allegria sei tu, quanto mi capita di sbagliare, sempre vicino all'imperfezione, quanto mi manchi, quanto mi manchi. Non credevo di starci male.